Salve a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video. Come sapete io non sono un esperto di coltelli, però ho una piccola collezione. Questo è un altro dei miei coltelli in mio possesso ed oggi parlerò di lui, dell'Elk Ridge ER107. Il coltello naturalmente vi arriverà in una scatola che io purtroppo non possiedo più. Arriverà assieme al suo fodero semirigido, che ha anche il passante per eventualmente metterlo nella vostra cintura, nel vostro cinturone militare. Ha la clip per la sicurezza, per non farlo uscire. E adesso vi do un po' di misure di peso. Allora, il peso totale del coltello, complessivo anche del fodero, è per l'esattezza di 186 grammi. Senza il fodero è di 138 grammi. Per quanto riguarda invece le misure, allora, complessivamente il coltello è lungo circa 20 cm. Sì. La lama invece è di 9 cm e mezzo. Il suo spessore è di circa 3 mm e mezzo, quasi 4. È in acciaio inox 4,40C. E il manico invece è sempre in radica di legno, ma non ho trovato le specifiche di che legno sia. Vi assicuro che comunque sia molto molto robusto. Come potete vedere ci sono sempre i loghi dell'Elk Ridge, del brand americano, incise sulle guance della lama. E qua. Per quanto riguarda sempre l'impugnatura è molto comoda. Nella mia mano ci sta benissimo, ci sta proprio a pennello. Come potete notare ha questa zirinatura qua sul dorso per permettere appunto questa facilitazione per andare a fare degli intagli. Non è molto, molto aggressiva, anzi è molto comoda. Oltre alla zirinatura che vi ho appena fatto vedere, si nota che ha comunque sia un bello spigolo anche il dorso, e questo è molto utile per fare le scintille con l'acciarino. Io l'ho provato e veramente ne fa parecchie. Comunque vi do un piccolo consiglio: se proprio non avreste un coltello che ha questa particolarità, potete usare il filo della lama, però usate magari la parte inferiore finale qui, perché almeno andrete a rovinare solamente il filo di questa parte qui, che è quella che insomma praticamente si usa meno. Questo non è proprio il coltello definitivo per fare del bushcraft, comunque il suo lo fa perché il taglio a percussione ci si fa benissimo. Io ne ho usato e abusato con questo coltello, non so se lo vedete, che la lama è anche tutta bella graffiata. E niente, se fosse un pochino più lungo di almeno 3-4 cm sarebbe veramente l'ideale, anche per fare il chopping, che sarebbe la presa proprio inferiore in questa maniera qui, per andare a sramare in questa maniera dei rametti magari su un tronco un po' più grande. Come vi ho già accennato prima, si riescono a fare agevolmente degli intagli, tipo anche fare dei picchetti di emergenza per le tende. Io una volta ero in campeggio e i picchetti li avevo, comunque se ho provato a farne qualcuno si fanno molto bene. Si riesce a fare anche benissimo i riccioli di legno per ampliare la superficie infiammabile. Insomma, tutto sommato è un coltello veramente, per il prezzo che l'ho pagato, io l'ho pagato 19 euro qualche anno fa, insomma per il prezzo che l'ho pagato è veramente molto molto buono. La fattezza anche del legno, per come è assemblato, non ha nessun tipo di difetto. Qui è molto liscio, non ha imperfezioni. Di tanto in tanto me lo frega mia moglie per cavarci le verdure nell'orto, anche per tagliarci degli spaghi, per fare le legature, e poi vi faccio vedere cosa siamo riusciti a farci. E questo è veramente dell'incredibile, per come ancora continuo a mantenere il filo della lama. E ragazzi, da quando lo possiedo non l'ho mai ancora affilato. Ed ecco a voi che cosa abbiamo combinato. E voi dite che abbiamo aperto con il coltello 3 latte di olio, naturalmente l'olio non c'era, per farci 3 vasi in questa maniera, con questo coltello, prendendo la martellata sul dorso. 3. E vi faccio vedere con il macro com'è ancora la lama, che filo che ha. Insomma, qualche sbavatura ce l'ha, però
ancora non ha bisogno di affilatura. Ok ragazzi, qui c'è una piccola imperfezione, forse sono di botte qualche cosa gli ho fatto, dei picchi a meno. Comunque, per quello che mi riguarda, io penso veramente che sia un buon coltello, visto anche il prezzo che l'ho pagato. Comunque, se avete delle domande da fare, fatemele nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like e naturalmente, se vi va, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, alla prossima!